It. Il coreografo vuole spiegarci perché. Ma sono 8 O o 7 O e per me la O rappresenta tante cose. È il muscolo orbicolare di tutti gli sphincteri del corpo, che quindi per confessare qualcosa bisogna aprire gli occhi, la bocca. È anche la forma della bocca quando canta. In qualche modo è anche ispirato anche a Stuart Dawe, che è questo romanzo semi-erotico dell'inizio secolo. Il titolo in sé presenta a chi legge la stessa cosa che ho fatto con i performer, perché non c'è un modo in cui si possa riempire il titolo. Ognuno leggendo può semplicemente fare una propria interpretazione. Sei il fragilissimo, sei quattro di noi son forti. Oh, 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 oh. Lo spettacolo nasce attorno a un'ispirazione che ho avuto visitando il Museo delle Relazioni Interrotte di Zagabria. È un museo che contiene oggetti provenienti da tutto il mondo di persone che hanno voluto testimoniare il fallimento della propria relazione amorosa. Alla fine del percorso al museo la mia sensazione è stata quella di un senso di appartenenza, di unione. E la prima domanda che ho avuto è: si può fare la stessa cosa con un lavoro di teatro danza? Nasce lo spettacolo. Ho chiesto quindi a un gruppo di giovani di articolare il proprio vissuto e di raccontarmi le loro esperienze di relazione interrotta. Non mi sono soffermato specificatamente sulla relazione amorosa. Lo spettacolo contiene vissuto con i propri genitori, con i propri amici, con i propri amanti, in modo tale da, per me, anche un modo per creare un'immagine di quella che è la relazione dei giovani adulti contemporanei con il tema della relazione, dell'amore, come si vive, insomma, la fine di un'intimità. Dall'inizio ero molto cosciente che il focus primario era il dolore, e quindi per me, anche per ottenere un senso di connessione, di facilità di trasmissione dei messaggi, ho cercato un format che potesse contrapporre il contenuto drammatico del lavoro, e quindi ho scelto quello del musical, che è proprio lontano da raccontare una verità, o almeno il musical come lo conosciamo. Ho creato Italia con Fattoria Vittadini, che è un gruppo di performer che ha base a Milano e che ha un vissuto a priori dall'incontro con me. Sì, noi siamo tutti una classe diplomata insieme lo stesso anno in Paolo Grassi, e dopo i 3 anni di accademia abbiamo deciso di formarci in una compagnia che abbiamo chiamato Fattoria Vittadini, e sono ormai 5 anni che lavoriamo insieme per poter portare avanti quello che noi crediamo sia la nostra poetica e un po' il contemporaneo e la danza contemporanea di oggi. Siamo performer. Ci siamo trovati a cantare in questo spettacolo di Giulio, non avevamo mai cantato prima, ed è stata una bella sfida, perché quando ci sono cose nuove da poter imparare, con le quali mettersi alla prova, è sempre divertente per noi, credo. Costruire un lavoro che già c'è, e ognuno di noi ha trovato il proprio modo di riconnettersi con questo contesto fragile, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista anche emotivo.